Ciao! Io vi mostrerò come fare i biscotti neapoliani. Anche se si chiamano biscotti acrobaleno o biscotti a sette strati. Sono americani, ma inventati da una persona italiana in America durante il secolo XX. Li hanno inventati per festeggiare la nazionalità italiana, assomigliano alla bandiera d'Italia con verde, bianco e rosso. Dopo metto il forno a 175 gradi e fodero la teglia da forno con la carta da cucina. Allora, per primo necessitiamo di pasta di mandorle, zucchero, burro a temperatura ambiente, uova, farina, cioccolata, marmellata di albicocca e di lampone, colore per cibo, rosso e verde. E poi necessitiamo carta da cucina. Primo, in una ciotola piccola, monto i tuorli di uovo fino a pici formando e loro sono rigidi. Quando i tuorli sono rigidi, mesco nel zucchero in una ciotola grande. Rompo la pasta e mescolo la farina, il burro, le chiare dell'uovo e quando è liscia mescolo i tuorli d'uovo. La divido in tre porzioni e aggiungo rosso all'uno e verde all'altro. Allora, stendo le misture sulla teglia da forno e cuocio all'incirca 10 minuti. Quando fine, lascio raffreddare completamente. Allora, spalmo la marmellata sullo strato rosso. Ammetto lo strato bianco sopra. Poi spalmo la marmellata di lampone e metto quello verde sopra.
Allora metto una padella pesante sopra della torta e la lascio solidificare per una notte nel frigo o per 8 ore. Fondo la cioccolata con un pezzo piccolo di burro. Allora, copro la torta con cioccolata sciolta e refrigero per una ora. Rovescio la torta e copro il fondo con cioccolata sciolta e allora, quando la cioccolata è solida, taglio la torta a 3 cm e ho finito. Yum.